A chiudere una lunga serie di appuntamenti volti a celebrare i primi 30 anni della polisportiva Disabili Valcamonica, storica società guidata da Gigliola Frassa e Angelo Martinoli, ci ha pensato un torneo di tennis in carrozzina disputato nel weekend del 15 e 16 ottobre tra Civitate Camuno e Lovere. La 2 giorni, organizzata sui campi dello Junior Tennis Camuno e del Tennis Sporting Lovere, ha visto la partecipazione di numerosi atleti che si sono affrontati nei due memorial dedicati a Vittorio Fusarri e all'avvocato Giovanni Ghezza. Il torneo è riuscito molto bene, 12 partecipanti, anche 3 ragazze, quindi un misto veramente molto importante. Si è visto gioco di alto livello e quindi ha gratificato anche noi organizzatori. E visto che parliamo del 30° della nostra vita, se dovessimo guardare indietro e vedere com'era 30 anni fa, è veramente incredibile. I passi avanti che sono stati fatti sono veramente incredibili. E quindi grande soddisfazione per noi che ci abbiamo creduto molti anni fa. Mio papà era il custode dei campi che con tanta dedizione e affetto manteneva sempre in ordine questa location, diciamo. Per cui per me è un momento importante sicuramente. Siamo sempre lieti di ospitare queste manifestazioni, quindi per noi è un po' un onore. Siamo sicuramente felici di avere anche quest'anno 12 atleti e tra l'altro anche 3 ragazze, per cui abbiamo anche una quota rosa. Una disciplina, quella del tennis in carrozzina, decisamente in crescita nonostante i condizionamenti dovuti alla pandemia. È venuto un giocatore dal Piemonte, da Torino, 3 giocatori da Cremona, poi da Bergamo e Brescia e abbiamo avuto la fortuna veramente splendida di queste 3 ragazze, una di Cremona e 2 di Brescia, che non erano mai state al nostro torneo. Lo sport ci fa bene e fa bene. E cerchiamo anche, nonostante questo stop di 2 anni, di riuscire sempre a fare allenamenti, incontri. E ne vale la pena, perché chi si ferma è perduto e per noi è tanto.